Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo episodio di Esperimenti in Garage. Io sono Simone, come sempre, ma questo è un episodio speciale perché non siamo nel mio garage, siamo bensì nel garage di Superdome. Per un progetto ancora più speciale, il progetto dell'anno, in ufficio non si parla d'altro. Infatti il nostro caro collega si è comprato da pochi giorni un nuovo doblò e dobbiamo camperizzarlo. Il progetto è complicatissimo, si tratta di mettere una tavola di legno. Bene. Aspettate, che cosa sta succedendo? Dove sono? Chi è questa gente? Occhio. Intanto andiamo con ordine. Sono tornati finalmente i vlog di Esperimenti in Garage. Grazie. E qui sono nel garage del mio amico Superdome, del mio collega, insieme ad un altro nostro collega, Jimmy, che appunto si è comprato un nuovo doblò maxi e vuole camperizzarlo. Qui in realtà vedrete una serata in cui abbiamo cominciato il progetto, poi volevamo proseguirlo insieme, in realtà ci siamo trovati solo questa volta e quindi vi lascio al video di questa serata. Torniamo nel garage di Dome. Guardate che ordine, la spalliera degli attrezzi del Superdome. Potrei fare una nuova serie sui garage dei miei amici a questo punto. Vedere la gente cosa ci fa, se ci tiene le marmellate, le conserve, seppure ci fa l'officina, lo studio, la falegnameria, la cuccia per il cane. Lo vediamo qui su AutoCAD cosa succede. Quindi adesso stai facendo i telai laterali. Sì, ma racconta nel dettaglio il progetto. Il progetto è molto complesso. Li hai presi dritti questi legni? Ma li ho presi dritti. Ti sembra dritto? Ascolta, va bene. Jimmy, lascia fare gli esperti. Ma hai visto già il laser, eh? Bellissimo. Che arriva la parte complessa. Quanti ingegneri servono per fare un pezzo di legno inclinato di 2 cm? Qui ci facciamo una figuraccia. Ci licenziano. Era lì. No, di qua alza. Tutto bene. Perfetto. Bruschi. Quindi c'è un bruschi. Vado a recuperare la racchetta elettrica. Facciamo un po' di scintille che sono cinematografiche. Allora, prendo la racchetta elettrica. Eccola qui. E questo è il doblò maxi di Jimmy. Pensavo fosse un furgone. È un furgone. Cazzo, mi fate venire i dubbi. No, eccolo, questo è 0,95. Ma è larga un dito quella riga, dove deve tagliare lui, poveretto? Jimmy, taglia dritto, non finiamo più, bruschi. Sono 0,95 gradi. Vai, taglia. Fatta. Perfetto. Dove lo vedi sto 0,95? È dritto Jimmy. Adesso siamo 2 cm su 120. Ti faccio l'arco tangente. Questa è la differenza, 0,67 mm. Esatto. 0,67 mm, stiamo parlando neanche di un millimetro. Oh, fanculo Jimmy, fallo dritto. Oh, finalmente. Ora ci siamo, andiamo tutto. Perfetto. Non si vede neanche più dove finisce un pezzo e inizia l'altro. Ma continui. Quello sopra è più lungo di 1,13 m perché è in diagonale. L'hai calcolata questa differenza di lunghezza? Sta zitto. 4 ore e 3 tagli dopo, i nostri eroi sono riusciti. Ma altre insidie si insidano nel loro insidioso percorso. Jimmy non ha ancora capito che tutta questa precisione è controproducente. E mette a rischio non solo il suo progetto, ma anche l'amicizia con i colleghi. Solo l'amore di bruschetta per il padrone sopravviverà incondizionato a questo progetto. Finalmente, per la prima volta, Jimmy prende in mano un attrezzo. Prima vita del progetto. Avvita! Bene, oh. E ora non va da nessuna parte. Mamma mia. Bravi. Guarda com'è resistente. Mostralo alla telecamera per i fan. Ebbene sì, una serata intera, 3 ingegneri, abbiamo fatto solo quel telaietto di legno là. Oh, è quello lì, è vero! Pensavo fosse un po' grande. Nei mesi successivi Jimmy è andato avanti in solitaria nel progetto, non ha più voluto il nostro aiuto e quindi ha completato da solo questo telaio che rimane nel retro del doblò e che tirando giù i sedili posteriori si apre e diventa la struttura per poter mettere un materasso e quindi poter dormire nel doblò. La camperizzazione non è terminata, ci sono altre idee da implementare. Comunque, 4 mesi dopo questo nostro appuntamento, finalmente Jimmy decide di portarmi in montagna a sciare con lui e quindi posso vedere il progetto com'è venuto, perché io dopo questa volta non ho più visto il doblò. Quindi finalmente posso vedere com'è questa struttura.
È l'alba di un nuovo giorno con Jimmy. E che giornata allora. C'è anche Martin nei sedili posteriori. Buonissimo. Per un nuovo video nel nuovo Doblò. Camperizzato, semi camperizzato. Sì. Tra l'altro ci siamo persi tutta la camperizzazione, abbiamo visto solo il taglio dei primi tre pezzettini di legno. È stato un incoraggiamento iniziale. E poi si è andato avanti da solo. Avevamo fatto la squadra, l'A-Team, l'avevamo chiamata. In teoria se mi fermo non posso parlare. Stai registrando? Sto registrando. Guarda che panorama, guarda che panorama. No, davanti. No. Che giornata hai organizzato? È andato tutto liscio. Quasi tutto liscio come l'olio. Andè Martins! Cioè, il problema è che ho più riprese di noi in coda che noi che sciamo. Bellissimo, riprese adrenaliniche. Ne approfitto per fare un po' di voice over anche della giornata in montagna a Sestola, perché col vento l'audio della GoPro è praticamente inutilizzabile. Abbiamo beccato una giornata fantastica e, come era prevedibile, essendo sabato, era anche strapieno di gente. È andato tutto liscio, a parte il fatto che abbiamo perso Martins, ma solo una volta l'abbiamo ritrovato subito. A differenza di quella volta che abbiamo perso Bebo e abbiamo dovuto chiamare il 112, ma anche lì alla fine l'abbiamo ritrovato. E poi alla fine di questa giornata vedrete che la tavola di Martins si è distrutta, in poche parole si è staccata. Staccata la sciolina dal telaio del suo snowboard, mai vista una roba del genere. Oh Martins, ti sembra il modo di ridurre una tavola da snow? Non regge la mia vita. Troppa potenza, la sciolina si stacca dal telaio. Vabbè, sappiamo che regalo farti per il compleanno, esatto. Per Natale. Tanto sono a dicembre entrambi. Allora, prossimo viaggio col Doblò, in cui mi inviti a dormire insieme a te alla Simo, starò in mezzo come i bruschi. Guardate che panorama che ci regala la giornata organizzata da Jimmy. Vai, non ti fermare. Beh, è stato bello, torniamo a casa, andiamo a pranzo, anzi. Vinto. Beer dog. Stefano Bud Spencer. Ma che ciuffo c'ha Jimmy? Capelli bianchi, stempiatura, è tutto. La tua non è nemmeno scivolata via. Guarda, lo bello come il sole, leggerissimo, scarpe comode. Guardalo il Doblò. In pole position il Doblò. Beh, adesso facciamo anche il video finale di come è venuta questa strutturina, perché sennò i nostri telespettatori sono con la mare in bocca, che hanno visto la realizzazione del primo pezzo ma non sanno com'è venuta la struttura finale. Guarda che bella lo spazio sotto. E poi se uno tira giù anche quei due sedili viene un mega letto matrimoniale. Bravo Jimmy. Grazie. Poi quando lo testi mandami le riprese. No, quando torna il caldo. Beh, ma allora hai anche l'angolo officina qui. Con ben un cacciavite e una chiave inglese da 13. Per montare e smontare l'opera, il catapalto. Intera, portabile. Sa far tutti. Perché poi una parte è venuta bene. Un'altra è venuta malino. Nada scade. La cosa più bella è questa. Un po' rudimentale ma funziona. Tavolino. Oh, ma non si avvita così? No, adesso lo devo. Va bene, è un inizio. Figo. Bravo Jimmy. Hai visto che robe? Il tubo della doccia lo devi fare. Ma no! C'hai già la pompetta che è quella del tergicristallo dietro. Fai una modifica che ti fa cadere l'acqua di qua. Sì, vabbè, vabbè, i miei sono spunti. Possono essere a volte interessanti, ma a volte le cagate atomiche, quindi. Bello. Dai, il progetto è ambizioso, ma vale la pena. Ciao Jimmy. Ciao. Tanto è buio, non si vede più niente qui.